Buon pomeriggio a tutti, benvenuti qui a Matera. Siamo all'evento Red Bull Art of Motion per parlare di parkour e freerunning. È un evento che si terrà domani e stasera sono in compagnia di un atleta, Fausto Vicari, benvenuto. Piacere, sono qua. Parleremo quindi di parkour e freerunning, che è uno sport ormai molto diffuso, in cui si attraversa un percorso di video definito e si affrontano degli ostacoli. Di media a grande, diciamo, difficoltà, e ne parleremo proprio con un atleta giovanissimo. E quindi la prima domanda che ti volevo porre, anche perché io amo questo sport, faccio calisthenics, però sono affascinatissimo da questo sport. Quindi Fausto, iniziamo con la prima domanda: come è nata questa passione per questo sport? Allora, per me è andata anche un po' per caso. Io facevo arti marziali. Un giorno torno a casa, chiedo a mia mamma di farmi un video, riesco a fare la capriola e da quel momento mi sono appassionato davvero di questa disciplina. Cioè, è stato tutto quanto un susseguirsi di allenamenti e di emozioni. E che altrimenti hai fatto prima di questo evento Art of Motion Matera? L'unico evento realmente importante a livello, posso dire, come questo quasi mondiale è stato in Svezia l'anno scorso e ho partecipato all'Europe Challenge. C'erano praticamente gli stessi ragazzi che ci sono anche oggi. Ricordiamo che c'ha 20 anni, comunque, Sì. diciamolo. Questa esperienza invece Red Bull, come ti sembra, come ti sei trovato, che prospettive hai in Allora, questa gara di domani? Quindi diciamolo che è sinceramente, domani. quando ho scoperto cos'era il Red Bull Art of Motion circa 6-7 anni fa, questo era il mio sogno. Ora sono qua, quindi sì, sono felicissimo, spero di dare il meglio domani. L'ultima domanda che ti volevo porre, che so che comunque ci sono ancora gli allenamenti che devi fare per domani, è una cosa cui tengo. Voglio appunto raccontare a casa che c'è una differenza tra atleti, realmente atleti, e amatoriali, che spesso poi hanno infortuni vari, eccetera. Quindi mi puoi spiegare questa differenza? Puoi spiegare a Allora, casa? secondo Grazie. me una piccola distinzione da fare è quella che un atleta vero non azzarda, è cosciente di ciò che fa quando lo fa. Quindi possiamo dire che quando succedono incidenti anche in posti davvero pericolosi è dovuto dal fatto che queste persone sono persone magari non molto preparate, persone che vogliono rischiare per avere questo momento di, Di diciamo, gloria. di gloria, esatto. Quindi la distinzione può essere proprio che un atleta vero sa su cosa rischiare, per lui non è davvero un rischio, invece quando una persona magari rischia solo per avere il proprio momento di gloria è un'altra cosa. Grazie tante, perché ci tenevo a piacere questa cosa. Visto che stiamo parlando, approfitto per fare una domanda mia personale: quali sono i movimenti principali del parkour freerunning, Allora, sì, diciamo. usiamo anche questa cosa, freerunning, corsa libera, ok? Quindi non c'è un movimento principale, il bello di questo sport secondo me è approcciarsi all'ambiente nel modo che più piace a chi si approccia. Perché leggendo un po' le definizioni ho visto che c'erano Sì, alcuni ci sono alcune movimenti. cose, ci sono i trick che sarebbero la parte spettacolare del parkour, poi le mosse basi per gli spostamenti che possono essere monkey, warrun, catwalk, speed vault, step vault, cioè Quindi insegniamolo. tutte cose. Eh no, perché comunque questo sport mi ha affascinato, quindi poi Se mi pensi sembra da al sede, mi tennis. fa vedere qualche cosa. Va bene, io ti ringrazio, che c'è da fare, andate a allenare, quindi faccio bocca al lupo per domani, quindi vedo da su. Ragazzi, buona serata e poi vi racconterò ancora del Red Bull Art of Motion.